La partita dei dazi Unione Europea-Stati Uniti si arricchisce di un ulteriore elemento negativo. Oggi gli Stati Uniti hanno annunciato un ulteriore inasprimento dei dazi sui prodotti agroalimentari europei. Beh, noi ci auguriamo veramente che con l'arrivo della nuova amministrazione di Joe Biden si possa aprire una stagione diversa. Proprio per questo, l'altro giorno in Commissione Agricoltura ho chiesto al direttore generale John Clark della DG Agri di immaginare una moratoria per 6 mesi, sia da parte europea sia da parte americana, di tutti i dazi per i prodotti agroalimentari. Potrebbe essere un'ottima, soluzione per aprire un tavolo di discussione con il nuovo responsabile dell'agricoltura Tom Vilsack e la nuova responsabile Gina Raimondo del commercio estero americano. È arrivato il momento di mettere tutto sul tavolo e di trovare delle soluzioni tra alleati che non siano dazi, ma che sia invece una cooperazione proficua commerciale.